Ciao ragazzi, bene, allora finalmente siamo arrivati a questa diretta molto importante che faremo stasera con una grande sorpresa. Ho iniziato 2 o 3 minuti in ritardo perché quelli che allevano come me mi capiranno perché sanno che chiunque allevi c'ha sempre più cose da fare che fatte. Bene, vedo che qualcuno si è già connesso, adesso. Prima di partire voglio solo attivarla sul cellulare perché poi il cellulare mi servirà per poter fare, partendo da stasera, questa estrazione che a tutti i partecipanti, adesso vi dico le modalità, io darò la possibilità di ogni sera partecipare a questa estrazione di un videocorso. E quando dico uno dei miei videocorsi, voi avete visto quanto costano, quindi il premio che metto in palio a tutte le persone che mi seguiranno in queste dirette di questa iniziativa, è sicuramente qualcosa di importante. Allora, nel frattempo che vi siamo già 27 persone, vi dico, io faccio questo, chiamiamola questa estrazione se è nel momento in cui ci sono almeno 50 partecipanti. Adesso siamo 28. Siamo appena partiti e vediamo se arriviamo a 50. Se non arriviamo a 50, non faccio l'estrazione. Se arriviamo a 50, sì, e vi dico quali saranno le modalità. Ma nel frattempo che si stanno aggiungendo altre persone, faccio qualche condivisione. Ecco, siamo arrivati a 30, magari ce la facciamo, eh. In tempi d'oro, ovvero che non c'erano guerre e altre cose, c'erano 100 persone che partecipavano. Adesso le persone sono talmente attratte da tutte quelle che sono queste notizie, quasi sempre negative, però sembra che le notizie negative attraggono tutti perché non si stacca più nessuno da davanti alla televisione. Ed è il motivo per il quale invece, vedi, abbiamo superato 30, siamo a 31. È il motivo per il quale io sono partito con questi appuntamenti di questa rubrica che si chiama Prima di cena, perché dalle 6:30 alle 7:30, anche per distrarre un po' le persone da sempre queste brutte notizie, per alcuni giorni della settimana, parlando di diversi argomenti. Cani, siamo passati a 42, quindi penso che stasera ancora 8 e potremo aprire questo concorso ad estrazione. Tanto faccio solo un paio di condivisioni e vi dicevo, questa rubrica prima di cena ci sarà parecchie sere, però in pagine diverse. Ieri sera, ad esempio, e parliamo di diversi argomenti. Ieri sera non abbiamo parlato di cani. Sulla pagina ve la potete andare a vedere, Vivere alla Grande, ho insegnato un po', sto trasferendo gratuitamente la mia esperienza su come utilizzare Facebook, il nostro profilo, per ottenere dei risultati, per cercare di magari guadagnare qualche soldo extra a quelli che guadagniamo già, promuovere la nostra attività o perché no, magari vendere dei cani, invece che ci sono molte persone che un po' gelose dell'attività che faccio sui social, mi hanno battezzato Vanna Marchi della cinofilia, ma questo a me fa piacere perché togliendo le ultime stupidaggini che ha fatto Vanna Marchi cioè, prima di avere i suoi problemi, fece del fatturato incredibile, quindi non è un'offesa per me. Però è solo per dirvi: invece di inventarvi queste cose, magari imparate prima a coniugare i verbi, dopo a parlare in pubblico e vi vendete i vostri cuccioli e vedrete che avrete, se seguite un percorso che vi insegno, dei risultati. Perché fin quando mettete delle foto o perdete tutto il vostro tempo a commentare quello che fanno gli altri, è ovvio che i vostri affari vanno giù. Per farli crescere bisogna imparare qualcosa su. Beh, intanto vi saluto tutti quanti, siete già. Molti. Dario dice: no, io la guerra non la seguo, se arriverà me ne accorgerò. Bravo, ma non tutti fanno così. Adesso stiamo. Guardate che mancano 3, a 47 e probabilmente riusciamo a dare il via. Fatemi solo fare una condivisione. Boh, voglio provare allora, condividere qui e condivido anche su un'altra pagina e poi partiamo con questa. Siamo sempre 47, ce ne mancano ancora 3, 50, perfetto. Allora adesso possiamo partire, molto molto bene. Se siamo più di 50, io adesso vi spiego anche come funziona
questa estrazione dove 53, andiamo alla grande, dove vi regalerò ogni martedì sera, estrarremo 59, quindi perfetto, un video corso che ve lo regalo. E poi vi spiego anche perché, perché io credo molto in quella che è la cultura cinofila e credo anche che magari qualcuno li vorrebbe acquistare e non riesce. Io ho persone che per tutta una serie di motivi dicono: non appena avrò i soldi, acquisterò i suoi videocorsi. E queste persone io le voglio aiutare, dargli questa possibilità che se mi seguono magari sono fortunati e estraiamo. Anche perché poi vi dico anche un'altra cosa. Mi dovete ancora dare un secondo, che devo ancora fare una condivisione e poi partiamo. Bene, allora, perfetto. Eccola qua. Condividi, siamo già 68, molto bene. Condividi, eccolo qua, eccolo qui, e siamo a posto. Molto bene, adesso partiamo. Allora, vi spiego rapidamente due cose, poi partiamo con l'argomento di stasera che vi dirò in poche parole perché i cani da guardia sono molto utili e per chi vuole imparare qualcosa sui cani da guardia. Bisogna che si metta un po' in carreggiata e non si lasci distrarre da tutte queste sfarfallate che ci sono sui social. Siamo 70, quindi andiamo alla grande. Adesso vi spiego come funziona il regolamento di questa estrazione. E vi voglio anche dire che queste dirette fanno parte di una rubrica, come vi dicevo prima, che si chiama Prima di Cena e più o meno dal lunedì al venerdì, tutte le sere che ce la faccio, a quest'ora sarò in diretta con diversi argomenti. E per seguirmi, se volete seguirmi tutte le sere, dovete seguire sempre le mie pagine dove vedete che ogni giorno metto l'argomento e il posto dove dovete cliccare. Bene, parliamo di questa cosa che vi interessa senza dubbi. Siccome siamo 64 persone, stasera facciamo questa estrazione. Come funziona l'estrazione? Perché ho attivato il mio cellulare? Perché il cellulare mi dà la possibilità di commentare. E io a un certo punto del mio argomento scriverò via. E ve lo dirò. Da quando io dico via, vi darò 5 minuti di tempo a quando scriverò stop, voi dovrete solo scrivere io ci sono e mi mandate il commento. Fra tutte le persone che dal mio via al mio stop ha messo io ci sono, c'ho la mia valletta sotto che ho ingaggiato tutti per questa cosa, si segnerà tutti i nomi, me li porterà verso la fine della diretta, io li aprirò, li leggerò tutti perché è tutta una cosa alla luce del sole, poi dopo farò tutto un giro, lì ne estrarrò uno e quello vincerà il videocorso. Mi dovrà mandare una mail a info@canidaguardia.com e io entro domani gli girerò il link e lui avrà vinto il videocorso. Una cosa altrettanto importante è che fra tutte le persone che mi hanno messo io ci sono, se vorranno invece acquistare uno dei miei videocorsi, solo quelle persone e solo fino a stasera a mezzanotte potranno acquistarlo col 30% di sconto, che è uno sconto che praticamente non ho mai fatto, perché è vero che a volte ho detto vi do i miei videocorsi a metà prezzo, ma è anche vero che vi ho detto dovete acquistarli tutti. L'ultima promozione vi ho detto se tu vuoi i miei videocorsi a metà prezzo devi acquistarne uno, pagarlo a prezzo intero. Invece stasera vi dico uno lo estraggo e ve lo regalo. Se fra quelli qualcuno entro stasera sceglie un videocorso, lo vuole acquistare e che è fra quelli che mi ha scritto io ci sono, lo potrà acquistare col 30% di sconto. Bene, quindi adesso voi mi seguirete da quando io vi scriverò via e ve lo dirò a quando vi dirò stop, vi darò più o meno 5 minuti e voi dovrete scrivere io ci sono. Allora, vorrei partire un po' con il mio argomento di stasera, vi vorrei parlare seriamente di cani da guardia. Perché vi dico vi vorrei parlare seriamente? Perché tra i commenti che leggo spesso, a volte non riesco a leggerli neanche tutti, in tutte le mie pagine, e tante cose che a volte mi vengono dette da persone che mi seguono, che studiano con me, che partecipano ai vari gruppi, ci sono alcuni concetti che senza che voi compriate i miei videocorsi, ve li voglio un po' spiegare in generale per farvi capire alcune cose. Allora, per farvi capire bene il discorso di stasera, vi vorrei fare un esempio di questo tipo.
Prendiamo ad esempio uno sport che è molto diffuso in tutto il mondo. In Italia è molto seguito, il più seguito. Prendiamo il calcio. Allora, come funziona l'attività del calcio? Ci sono i giocatori che si sfidano, ci sono due squadre, e poi ci sono tutti i tifosi. Quante volte avete già letto sui social, nei gruppi, una volta nei forum, eccetera, frase del tipo: "No, ma Ronaldo non vale più un cazzo", oppure "Ronaldo non ne azzecca una", oppure "hanno pagato troppo Ronaldo", eccetera. Quindi noi abbiamo la tifoseria che serve, ma è quella che normalmente ne sa sempre molto di più dei giocatori che giocano. Perché ovviamente è molto più facile stare in panchina, o meglio, sulle panchine, perché la panchina ci stanno ancora gli allenatori e le riserve. Dire, stare seduti in curva piuttosto che nei distinti e giudicare ciò che gli altri fanno quando giocano a calcio. Giocare a calcio invece diventa molto più difficile. Poi vi paragonerò questo discorso ai cani e vedrete che tante cose con questo sistema riuscirò a farvele capire, ma specialmente il mio obiettivo è sempre portarvi a ragionare con la vostra testa, non a credere a me. Cioè, le persone che dicono: "No, Maezio Mario Romano è un imbonitore, li imbonisce tutti". No, no, io ho sempre detto: non credete mai a nulla che io vi dico se non sono in grado di dimostrarlo. E poi fate il raffronto, ciò che hanno dimostrato magari gli altri in questi 20 anni e cosa magari ho dimostrato io, se veramente ci sono tante persone che 20 anni che vanno avanti in modo attivo, sempre con lo stesso numero di cellulare nella cinofilia, oppure quelli che in quel momento, in quell'anno sono speciali, poi non sono spariti. Però ritornando al discorso cani, cioè al discorso calcio, quindi noi abbiamo i tifosi e abbiamo i giocatori, quasi sempre i tifosi ne sanno di più in assoluto. Allora guardate, io adesso vi metto via, vi scrivo via, e da adesso in poi, perfetto, ve l'ho scritto, eccolo qui, lo trovate, e adesso vi darò un tempo entro il quale voi avete tempo a mettere "io ci sono", perché sarà solo fra quei "io ci sono" che verremo a copiare tutti quanti i nomi. Faremo dei bigliettini e estrarrò questo video corso e così farò tutti i martedì sera fin quando riesco a fare queste dirette. Allora vi dicevo, facendo un po' il paragone, noi abbiamo la squadra di calcio che si allena, che suda, che hanno tutti i loro problemi di salute, a volte che cercano di dare un risultato, di ottenere delle performance. Poi ci sono invece i tifosi, che sono quelli che guardano e che sono quelli che criticano, che normalmente sanno sempre tutto di calcio, che insultano, che ne dicono di tutti i colori, no? Però che cos'è che accade? Che nel momento in cui, per caso, non può avvenire, prendessimo uno qualsiasi di quelli che urla, lo vestissimo da calciatore e lo mandassimo a fare una partita di calcio, che tipo di figura farebbe? O meglio ancora, se io invece voglio imparare realmente a giocare a calcio, devo andare ad imparare da degli allenatori o da dei giocatori che sono in campo in quel momento, o devo andare a imparare da quelli che sono i tifosi che sanno sempre tutto sugli spalti? E nel momento in cui scelgo di andare a imparare dai giocatori, vado a imparare da un giocatore di una squadra in promozione o vado a chiedere consigli d'oretta cosa mi dice un giocatore di Serie A? Ecco, questo paragone mi serve come prima parte per il mio discorso cinofilo di stasera. Quindi, se noi analizziamo il discorso sui cani da guardia, senza dover occuparsi di tante cose, occupandoci solo del lavoro che ho fatto io e di quello che noi abbiamo fatto in federazione, noi abbiamo una ventina di anni di storia che è fatta di cani che io ho cresciuto. Sono migliaia di cuccioli che io ho cresciuto e ho sistemato nelle famiglie. Cani che sono cresciuti nelle famiglie e fanno la guardia. Parlando di 20 anni, alcuni sono morti, poverini, li abbiamo rimpiazzati. E come vi dicevo, c'è stato fatto un lavoro di selezione, ma anche un lavoro di studio su questo animale,
elevato, perché in 20 anni si possono fare tante cose. Allora, la realtà che conosco io, che prima era della Federazione Italiana Cani da Guardia, che adesso abbiamo trasformato in FEDARGAR per dargli questa impronta internazionale, anche se poi grosse iniziative, togliendo il libro tradotto in quattro lingue, non siamo riusciti a farle per via del Covid, eccetera, eccetera, ma stiamo pensando e sperando in tempi migliori, avendo io clienti in alcune nazioni, non solo Italia. Quindi noi abbiamo una storia, io e tutti i miei clienti, e se per caso qualcuno in questo momento è in linea, a me piace fare sempre le cose alla luce del sole, in diretta può scrivere: io ho preso due cani da guardia da te, nonostante fossero di prima scelta, mi sono entrati ladri. Scrivetelo, io sono curioso di leggere questa cosa qui. Quindi abbiamo una storia, che è quella che vi racconto io, ma vi sto invitando a contraddirmi se avete avuto i miei cani acquistati da me di prima scelta caratteriale. Abbiamo una storia di 20 anni che tutti quelli che hanno una casa singola con giardino, che hanno acquistato i cani e li hanno gestiti in base a ciò che io una volta insegnavo nei corsi e ciò che oggi dico nei videocorsi, o magari spero di insegnare poi nei corsi diretti successivamente, però i videocorsi sono una bella soluzione perché hanno permesso persone non solo della Sicilia, della Calabria, della Puglia di potersi preparare, di fare anche dei percorsi con me, poi con degli esami di diventare magari dei miei consulenti, eccetera, eccetera, che prima facevano un po' fatica, perché io mi ricordo all'inizio partivano certi col treno, cambiavano 50 volte, quante persone sono andate a prendere a Cuneo, perché è la stazione più vicina a me, e questi avevano viaggiato una giornata, già solo mi ricordo partire da Napoli, da Latina, da quei posti, arrivare e poi tornare indietro, voleva dire fare un grande sacrificio, prenotare gli alberghi. I videocorsi ci hanno risolto tutta una serie di cose. Bene, vi do ancora un minuto, poi clicco e fra queste persone verrà estratto un beneficiario dei videocorsi. E tutte le persone che hanno partecipato alla diretta avranno tempo fino a stasera alle 24. Dovete sempre comunicare tutto a info@canilaguardia.com, ma poi ve lo dirò ancora, per acquistare un videocorso che vogliono col 30% di sconto. Quindi noi abbiamo una storia, abbiamo 20 anni di esperienza come federazione fatta di cani allevati, cresciuti, gestiti dalle famiglie, molte famiglie senza esperienza, quindi facendo i corsi l'hanno acquisita, non avevano mai avuto manco un pesce rosso, e abbiamo ottenuto un risultato semplicissimo, che è quello che mai una sola famiglia di casa con giardino, con una coppia di cani di prima scelta che hanno acquistato da me, hanno mai avuto un'intrusione dei ladri. Quindi che significato hanno molte altre obiezioni? Hanno solo un significato se sono dette da tifosi, perché dalle persone che hanno provato a fare questa esperienza hanno avuto questo risultato e di conseguenza continuano su questa esperienza. E guardate che lo dico pubblico, non ho comprato i tuoi cani, ma condivido il tuo pensiero. Beh, ti ringrazio. Cioè, quindi non lo sto dicendo nei gruppetti dove sono sempre i soliti 20 o 30 che dicono: no, Maestro Romano, non andare dai Romani, perché è ovvio, io mi rendo conto di fare ombra a quelli che sono partiti un anno o due fa, hanno allevato 15 cani. Io ho scritto 12 libri, ho girato il mondo, ho dato cani a tutti i pastori d'Italia, ho fatto esperienze ovunque, ho studiato in un'altra parte del mondo i randagi. Doversi confrontare con me, poi c'ho pure 60 anni, 20 anni che ho sempre studiato i cani, 50 anni che ce l'ho, mi rendo conto che anche se non è leale, non ci siano tante possibilità se non cercare di screditarmi. Però sono i risultati che contano. E quindi a voi che volete imparare la cinofilia sui cani da guardia, che mi seguite, bisogna che vi concentrate su determinati obiettivi. E vi voglio dare stasera due o tre spunti di riflessione. Allora, vi ho parlato praticamente dei... Ah già, ma dovevo scrivere stop. Siete stati fortunati, volevo darvi 5 minuti. Ecco che lo scrivo qua. Stop. Perfetto. Da questo stop in poi tutti i commenti dopo non sono più validi. Quindi Fabrizio Merega a me fino ad ora mi hanno salvato. Dario Queirolo è un mio fan, ma anche un mio cliente di lunga data che mi conosce da anni, gli ho già dato alcuni. Quindi, tutti questi che avete scritto, ah, siete parecchi, sono contento.
E quindi dal via allo stop andatevi a cercare, noi dopo estrarrò questi uno fra questi nomi, ma dopo appena arriva la Valletta non è proprio di primo pelo, non è, diciamo, non ha 20 anni, però si presenta ancora abbastanza bene. Appena mi porti i bigliettini mi interromperò un momento, magari lo faccio verso la fine, così continuate a seguirmi e estrarremo il nominativo. Allora, vi ho fatto l'esempio del campo da calcio, dei calciatori, dei tifosi, degli allenatori, dei giocatori, e penso che mi sia spiegato. Prendiamo un altro sport molto diffuso, il tennis. Anche lì il tennis ci sono due giocatori, io non vi saprei manco dire un nome perché non lo seguo molto come sport e non credo che ne fossi neanche dotato, che insomma è uno sport molto diffuso, i giocatori, cioè i tennisti guadagnano anche molti soldi, eccetera eccetera, fanno un match e lì ci sono anche i tifosi, quelli che guardano la televisione, dice: ma come ha fatto a non prendere quella palla, ma l'ha tirata fuori, ma è un idiota, eccetera eccetera, e gli funziona di nuovo nello stesso modo. Inutile che vi dica che se noi prendessimo uno della platea, uno di questi spettatori di e gli mettessimo una racchetta in mano, gli farebbe una magra figura, perché per andare lì e magari anche sbagliare, bisogna allenarsi molto, bisogna lavorare molto. È solo chi si allena, chi lavora molto, che capisce la fatica di poter ottenere risultati. Tant'è che i professionisti, e io ritengo professionisti persone che da 20 anni come me faticano, ma specialmente ritengo professionisti quelli che si comportano come me. Io non sono mai andato su un sito, tantomeno sui social, di dove dei professionisti portano avanti la loro teoria in base alla loro esperienza, per mettere dei commenti, eccetera, eccetera, scrivere delle cose, considerazioni sconsiderate. Devo però dire che mai nessun professionista è venuto sulla mia pagina. E quando magari qualcuno è nato da un anno o due e pensa di essere il migliore di tutti, quando ci sentiamo noi fra professionisti, la prima domanda che ci facciamo è: ma da quanto tempo c'è? Ma chi è questo qui? Ma quanti cani ha allevato? Perché al di là delle parole, sono gli anni. Già resistere 20 anni è un bel biglietto da visita. Ma se poi andiamo a vedere fra professionisti quanti migliaia di casi abbiamo trattato, quante migliaia di cani abbiamo allevato, ci grattiamo la testa, e questo accade alcune volte, dice: ma come cazzo facciamo a non ancora capire un cazzo di tante cose dopo tutti i cani che abbiamo allevato? Quindi vi rendete conto che quando leggiamo commenti di persone che non hanno, forse hanno allevato 2 cani, 100 cani non è niente, se uno non ha meno allevato 1.000 cani ha una casistica molto bassa, e dopo 2.000-3.000 cani che incomincia a dire: cazzo, ma ne ho già viste talmente di tutti i colori che posso offrire degli spunti di riflessione, a meno che non siano elementi di zoologia. Cioè, il fatto che il cane non è in grado di amare il padrone e il padrone lo costringe a stare all'interno di una recinzione, e se è solo il cane soffre, ma non l'ha detto Ezio Maria Romano, lo dice la biologia. Cioè, non c'è mai nessuno che abbia dimostrato che i cani possano provare, ma non i cani, che ci siano animali che possano provare sentimento per specie diverse. E non si capisce perché il cane è vissuto per centinaia, anzi no, centinaia magari, migliaia di anni come animale libero. Utilizzava l'uomo, se buttava via delle porcherie che a lui come raccoglitore gli piacevano, poi improvvisamente in questi ultimi anni dovrebbe essere quell'animale capace ad amare molto di più l'uomo di cosa riescono gli altri uomini, no? E beh, ma questa non è una cosa che la dico io, perché la gente se la prende con me e io non riesco, cioè io l'ho capito. Infatti nella diretta, se riesco a farla giovedì, vi invito a seguirmi, non farò l'estrazione. L'astrazione la faccio solo su questa pagina perché raggiungiamo facilmente, superiamo facilmente 50 persone. Qua mi seguono decine di migliaia di persone, su Cinofilia Naturale mi pare 12.000. Però farò questa una diretta, quindi mi potete seguire dall'altra parte per spiegare alcuni concetti che non sono di cani da guardia, sono di cinofilia naturale, sono di una cinofilia che prende origini con dei fondamenti di zoologia, di biologia. Io dico concetti che dicono gli scienziati, solo che probabilmente, cioè, io come cinofilo, dicendoli in pubblico, e vado a cozzare con chi, insomma, non si è sposato mai una donna e si è sposata una femmina di cane, non si è mai sposato con un uomo o non è mai andato d'accordo con un uomo, ha portato a casa un maschio e quello è l'unico maschio che ha. Quindi è ovvio che viene urtato, urtata.
se io parlo di biologia che non corrisponde con le sue fantasie. Ma cosa ne fate voi di un professionista che vi parla delle sue fantasie? Voi se volete imparare qualcosa per gestire i vostri cani, perché poi il cane più bravo del mondo quando arriva a 3-4 anni sono quelli che quasi tutte le settimane mi chiamano disperati e hanno bisogno d'aiuto. Allora di lì, cioè, divento il cinofilo professionista. Gli stessi, che fino a una settimana prima me ne scrivevano tutti i colori, io un po' li tollero, base come vanno le giornate, sono stanco meno, se non li blocco. Voi pensate che quelli bloccati non potranno mai partecipare a questo concorso. Quindi chi mi infastidisce durante la mia attività dei social, di Facebook, eccetera, eccetera, è poi ovvio che io li escludo da queste cose, ci mancherebbe che li includessi. Però il succo del discorso è che ci sono delle regole che non si possono affrontare dicendo secondo me. No, bisogna fare una statistica. No, non si può dire secondo me tu hai due cani che sanno fare la guardia in giardino, ma i ladri entrano lo stesso. Io ti dico secondo me che è 20 anni che li inserisco nelle case e i ladri non entrano per niente. Ho la voglia proprio di, come dire, dopo, di spiegarvi proprio nei dettagli perché i cani da guardia funzionano. Quindi il secondo me è una bella frase, sembra che non impegni, ma è un commento che può anche servire per Facebook, ma non serve niente né a chi lo scrive, perché non impara niente se non studia, e né tantomeno a quelli che lo leggono. Però vi stavo dicendo, vi ho parlato del calcio e vi ho parlato del tennis. Perché vi ho detto questa cosa? Perché nello sport ci sarebbe qualcuno che oserebbe dire Ronaldo è più forte di un giocatore di tennis, che non me ne vengono nessuno, mi ricordo quelli antichi, ma evito di dirvelo. No, perché qualsiasi sportivo direbbe, no, ma scusa, come fai a paragonare un campione di calcio con un campione di tennis? Uno gioca a calcio e l'altro gioca a tennis. E noi in cinofilia non è così. In cinofilia siamo ancora rimasti per l'ignoranza cinofila che c'è, che tra l'altro è appoggiata da tutti quelli che per fare un business non vogliono che le cose si sappiano, dicendo il Rottweiler è più forte di un pastore dell'Asia centrale, oppure un Doberman è più debole di un maremmano abruzzese, oppure. Ma si sono cani completamente diversi. Uno gioca a tennis e l'altro gioca a calcio. Se noi non abbiamo almeno queste basi, che io spiego anche nei miei videocorsi, ma sono cose generiche che ve le posso dire senza gelosia che voi le impariate, voglio solo dare degli spunti che dovete imparare a ragionare con la vostra testa, né credere a me e né credere ad altre persone, ma vedere secondo la logica cosa può essere vero. Cioè, se io vi dico pubblicamente su una diretta e invito chiunque che mi smentisca pubblicamente, se avendo una coppia di miei pastori dell'Asia centrale da guardia, di natura aborigena, gli sono mai entrati ladri, e se in queste dirette non emerge mai nessuno, noi abbiamo un dato di riferimento chiaro, che in questi 20 anni chiunque li abbia presi, li abbia messi dentro una proprietà, non ha mai avuto l'ingresso dei ladri. Che significato ha quello che dice e se li buttano la polpetta avvelenata? O l'altro dice no, ma tu li fai vivere fuori e non hai capito niente, io li tengo a dormire dentro. Allora ecco che lì rientra di nuovo calcio e tennis, perché tu stai parlando di un cane da difesa che magari hai addestrato alla difesa, che ha zero autonomia perché se no non si faceva addestrare, che ha una dipendenza elevatissima a te in quanto l'hai cresciuto, eccetera, eccetera, dove tu certo che te lo tieni in casa, perché lui intanto fuori non vorrebbe stare e non saprebbe che cazzo fare da solo. Perché se noi andiamo indietro e facciamo la differenza fra il cane antilupo e il cane da conduzione, il cane antilupo lavora quando il pastore non c'è. Perché se c'è la presenza dell'uomo al 99,99% tiene già lontano i lupi, a meno che non scenda la notte, allora ci vuole un uomo, forse due o tre uomini, e che magari per tenerli più lontani, un branco anche numeroso, usino delle torce di fuoco come facevano una volta. Però normalmente di giorno la presenza dell'uomo nell'imbrunire, già solo la presenza dell'uomo, evita, che i lupi si avvicinano. Tant'è che il pastore i problemi più grossi ce li ha di notte. E di notte, come fa a tenere i cani
La conduzione, senza andare a vedere se sarebbero competitivi o meno, diciamo, con i lupi. Poi voglio spiegarvi tutta una serie, voglio darvi tutta una serie di informazioni in queste dirette del martedì sera, che magari andranno avanti per un mese o due. Perché per giudicare, per farvi un'idea, prima dovete imparare. Il motivo che io propongo i miei videocorsi è perché io vi posso dire qualcosa in queste cose, però io vedo la differenza tra chi ha studiato e chi non ha studiato. Chi ha studiato, cioè, non solo non mette commenti a vanvera, ma non commenta proprio e si stranisce quando si straniscono più loro, che poi magari alcuni diventano i miei allievi, fanno dei percorsi di certi commenti, di cosa mi stranisco io? Perché paragonano cosa pensavano loro prima e cosa adesso hanno la consapevolezza dopo. Quindi voi capite che come voi ritenete assurdo che qualcuno dica è più forte un giocatore di calcio piuttosto di uno di tennis, li ridereste dietro, cosa posso pensare io quando uno dice o mi chiede è più forte un Doberman o un Maremmano abruzzese? Perché io rispondo devi studiare, tesoro mio? Perché stai facendomi una domanda se è meglio un giocatore di calcio o un giocatore di tennis. Poi che il cane abbaia, che una volta ti è scappato, ha morsicato qualcuno. Cioè, che magari se si avvicina a qualcuno li ringhia, ok, questi sono comportamenti, diciamo, che possono avere i cani. E come sia chi gioca a tennis o gioca a pallavolo e sia chi gioca a calcio usano palle sferiche. E le palle, che siano di calcio, da tennis o di pallavolo, se io la lancio, tutte le tre palle corrono. Se io gli do un calcio vanno, se la voglio far rimbalzare, rimbalzano. Ma non basta questo per dire sono la stessa cosa. Quindi il fatto che un cane abbai, il fatto che possa anche ringhiare un estraneo, il fatto che morda la manica, e poi di quello magari ne parleremo un'altra volta, la tuta che venga preparato e tutto, non ha nulla a che vedere se non è la tipologia giusta col cane da guardia. Perché se noi andiamo a confrontare il cane da conduzione e il cane antilupo, hanno tutti e quattro gambe. Mordono tante volte. Ci abbiamo comportamenti, ad esempio, che a volte sono simili, ma sono proprio cani di una natura diversa. Tant'è che i pastori che potrebbero usarne un solo tipo, no, si sono andati a creare, hanno dovuto crearsi questo grande onere di tenerli tutti insieme, cioè cani da conduzione e cani antilupo, per difendere le gregi, con problemi infiniti di gerarchia, di intolleranza, di istinto di predatorietà di un cane che a volte glielo insegna un altro o va per emulazione. Quindi perché si sono andati a creare dei problemi inutili? Perché non riuscivano a utilizzare i cani da conduzione come cani antilupo o viceversa. E voi non potrete mai utilizzare e ottimizzare i risultati nella guardia su utilizzati i cani da difesa. Ed è solo la vostra non conoscenza cinofila che vi dice il cane da guardia deve essere tenuto in casa di notte. Due punti, prima vi siete partiti con secondo me e fate l'elenco di cose. No, perché se il cane da guardia è veramente un indole da guardia, quando scende la notte, il suo istinto di indipendenza e l'adrenalina che gli sale, ma fa il contrario del cane a difesa, vi piscerebbe in casa, vi gratta la porta, voi siete costretti a tenerlo fuori. Il cane da guardia, che è il vero cane da guardia, deriva da soggetti che hanno già sempre fatto la guardia qualcosa, magari il bestiame per fare un esempio, che hanno sempre dovuto star fuori giorno e notte, perché il pastore non può tenere il cane da guardia antilupo in casa perché se non poi lo lascia fuori il lupo lo uccide. E no, ha bisogno di tenere i cani fuori perché semmai da tutto il casino che sente dei cani poi esce lui e dà una man forte al cane antilupo, e la stessa cosa la facciamo noi, ok? Quindi uno dei concetti che voglio esprimere, ho sentito aprirsi la porta, secondo me sta arrivando la valletta. Quindi fra poco vi leggo i nominativi e poi alla fine facciamo l'estrazione. Questo è un concetto veramente importante, perché se no rimaniamo, eccola qua. No, no, ma dovreste vedere com'è vestita. Cioè, ha messo la gonna un po' lunga, però. Eh no, certo, quello che dopo stop non è più valido. Allora, Massimiliano Lurago, ci sei, e lo piego e lo metto qua. Guarda che non lo butto via, lo metto qua. Anzi, lo metto proprio già qua dentro, li piego e li metto qua dentro. Enrico Franzese, vedi che ci sei, lo piego e lo metto qua dentro. Andrea Di Russo, ci sei.
lo metto qua dentro. Giovanni Grisafi, secondo me. Anche la Valletta non scrive tanto bene, adesso dopo la cazzo. Dario Quairolo, ci sei. Salvatore Seggio Toto, se io sbaglio è perché lei ha scritto male. Alessandro Baratella, ci sei, e lo metto qua. Alessandro Rosalén, ti metto qua. Yonut Fratila o Fratila. Lorenzo Amosso, ci sei, eccolo qua. Michele Bertolino, ci sei, e ti metto qua. Marco Rosetti, ci sei e ti metto qua. Giuseppe Aghemo, ci sei e sei qui. Fulvio Baured, ci sei, eccolo qui. Andrea Giuliani, ci sei, eccolo qui. Marco Tonelli, ci sei. Poi c'è Marika Peramut, ci sei. Freddo Gianluca, ci sei? Gianluca, te li sei comprati tutti. A quelli che ce li hanno tutti farò un buono dell'equivalenza di 497 euro, che mi sembra che sia il prezzo minimo per acquistare un mio cane. Quindi, se dopo aver fatto il percorso come volete un cane, vi faccio un buono. Poi Marco Perotti, ci sei? Anche Marco Perotti. Cosa ti do a te che sei già un mio studente? Posso darti un buono? Lui dice, dammelo per andare a mangiare in pizzeria. Fausto Savigni, ci sei? No, ma magari in qualche percorso, adesso ci sono dei corsi di specializzazioni per i miei consulenti. Laura De Montis, ci sei? Oppure lo potete anche regalare a qualcuno se lo vincete. Allora, a me risulta... No, no, c'è ancora questo. Fabrizio Marega, ci sei? Michele Santarelli... No, ce ne sono ancora. Enrico Francese, eccolo, li metto tutti così, così almeno non ne dimentico nessuno. Questo l'ho già detto, eccolo qua. Poi c'è ancora Edmondo Lombardo, dalla Sicilia, che ha già comprato il mio videocorso. Guarda, lo vincessi te sarei contento. Vincenzo Romeo, ci sei? Diego Zilli. Ci sei, eccolo qua. Ecco qua. Questi qui sono già piegati, piegati. Secondo me ci siete tutti, perché a meno che mia moglie non abbia dimenticato qualcuno, me la dovete prendere con lei. Ci siete tutti, perché io li ho piegati tutti. Facciamo una cosa un po' artigianale, però è tutto in buona fede. Adesso sono tutti qua dentro, io li metto qui e poi verso la fine, fra una decina di minuti, un quarto d'ora, quando finito un po' i concetti, facciamo l'estrazione. Quindi vi stavo dicendo, ci sono queste cose che vanno capite, non si possono paragonare dei cani, dei modi di tenerli, dei modi di gestirli, dei modi di, direi in certi casi addirittura alimentarli, dei modi di... fra virgolette addestrarli. Quante persone mi chiamano e dico vorrei addestrare il mio cane a fare la guardia, e dico come facciamo? E no, ma lei se io lo porto al campo addestramento, insomma non è possibile. Voi sapete quante persone ci sono che io non riesco a spiegargli che se partono per avere due cani da guardia devono già partire con il cucciolo giusto. Ma tante persone sono in buona fede, perché io poi sono vergognoso, cioè queste persone mi conoscono dopo aver acquistato i cani, acquistano tutti i videocorsi e poi nonostante tutto l'impegno mio e loro hanno un cane al 30%. Perché l'indole del cane da guardia è molto più importante dell'indole del cane da difesa. In generale, se noi andassimo in dettaglio, voi dovreste vedere nei cani da gregge, quelli da conduzione, i pastori, quelli anziani, non è che si mettono a prendere un cucciolo e dice adesso l'addestrerò. No, prima li osservano, ne tengono 6 o 7 e vendono già i loro istinti naturali, perché se usciamo dagli istinti naturali siamo fregati. E dopo prendono quello che gli sembra più prestante e allora si concentrano sul discorso dell'addestramento. Sapete quanto ai pastori piacerebbe avere i cani antilupi che con un fischio arrivino? Le hanno provate tutte. Guardate, io non so se ve l'ho raccontato, in Iran
che sono sotto quel profilo lì un po' troglodita, alcuni pastori scelgono la sottomissione totale dei cani, li bastonano fin da cuccioli, per ottenere proprio che quando c'è il bastone, il cane non ha il padrone, scusate, quando c'è il padrone col bastone, il cane non ha nessuna espressività. Si libera, si lascia un po' andare solo quando il pastore non c'è, quindi va a dormire, il cane prende possesso del territorio. Quando sono andato in Iran, ho seguito tutta una serie di percorsi. Nel Mazandaran, che è il nord, ho trovato questo modo di educare i cani. Educare, perché a quel punto è sotto metri. Però poi, anzi poi, prima ero stato 15 giorni, 10 giorni più o meno, forse qualcosa di più, con i pastori Bhatiari e Qashqai, che sono gli ultimi transumanti veri che abbiamo ancora, che si può dire che provengano da genetiche, generazioni di persone che arrivano dall'impero persiano. Sono i più antichi sicuramente pastori che noi abbiamo nel mondo. Allora, voi sapete che questi pastori Bhatiari e Qashqai, questi pastori transumanzi, non li ho mai visti dare una bastonata a un cane, mai, e li sono vissuti insieme per parecchio tempo. Loro facevano solo una selezione, il cane da gregge, che aveva un po' di istinto predatorio, non aspettavano che gli mangiasse gli agnelli, lo guardavano già con i pulcini e con le galline, se il cucciolo correva dietro il cucciolone alle galline, se le mangiava, loro non volevano, per l'affidabilità nei confronti dei loro agnelli, che portare avanti dei cani così. E quindi o li regalavano, li facevano fuori, eccetera. Partivano da solo, ma non ho mai visto tanti, addirittura parecchi di queste famiglie di pastori Bhatiari e Qashqai, durante il giorno specialmente, per tutta una tradizione anche religiosa, eccetera, facevano lavorare le donne nei pascoli e loro non si occupavano. E le donne io non le ho mai viste a dare una bastonata, ma non ho mai visto neanche gli uomini. Nello stesso stato Iran, nel Mazandaran, ho visto molte persone a tenere molto sottomessi. Avevano due idee diverse. Cos'è che avevano in comune? Che laggiù dove il cane aveva carattere, si comportava in un certo modo quando c'era il padrone, si comportava in un altro modo quando c'era il padrone. Fatto sta che ci fosse stato il padrone, che non ci fosse stato il padrone, quando il cane era partito e aveva un qualcosa da portare a termine che lui riteneva giusto per la protezione del gregge, non c'era fischio che teneva, non c'era fischio che lo fermava. Si poteva eventualmente cercare, loro dicevano, di tenere così sottomesso il cane che in presenza del padrone il cane non si osasse partire. Ma se si distraevano un momento, visto che i cani ne avevano 7-8, 2-3 erano quelli vicini, 2-3 erano quelli dall'altra parte del gregge e quegli altri partivano. E poi avevi voglia di dargli bastonate dopo, non serviva niente, infatti loro dopo non gliele davano. Quindi questo per spiegarvi, questa è l'indola del cane antilupo ed è l'indola del cane da guardia ed è l'unico cane in modo naturale che se vede nell'essere umano un pericolo, tu lo metti all'interno della recinzione e poi ci pensa tutto lui, non hai bisogno di addestrarlo, ha dei limiti perché non è un cane che puoi portare ovunque come il cane da difesa, insomma è un altro cane. Ma io prima vi ho detto che non si può paragonare un giocatore di football, di calcio, e un giocatore di tennis o di pallavolo, non sono due, e lo capirebbe chiunque, eppure usano sempre le palle sono sempre rotonde e hanno tutta una serie di caratteristiche, tutti mettono magari i pantaloncini corti, tutti quanti fanno delle cose, ma sono delle cose completamente diverse. Ecco, in cinofilia diventa difficile spiegare questa cosa, perché oggi del cane che cosa si dice? Che cosa deve mangiare? Che guinzaglio gli devo comprare? Se è meglio o peggio di un uomo, se sta bene o male in un certo modo, come deve essere la cuccia, si parla di questo, perché è questo che porta avanti il business del cane. Ecco perché la cultura cinofila, io me la sono andata a cercare nel mondo da chi allevava cani da tanto tempo, e voi dovete fare uno sforzo minore e dovete cercarvela tramite l'istruzione e dovete imparare, perché se non capite queste cose prendete solo delle cantonate. Capisco chi ha un Doberman che dice no, io il cane lo tengo in casa. Pazienza.
Non esiste cane a meno che non ci siano incompatibilità, come si dice, climatiche veramente rilevanti, che preferisca stare in casa che vivere fuori. Non esiste, perché tutti gli animali, è possibile che tutti gli animali al mondo vogliono stare sempre fuori e la natura li veste e noi sul cane invece vogliamo sostenere che stia molto meglio in casa e sono quasi crudeli quelli che li fanno vivere fuori. Non esiste animale da branco che le piaccia star solo, invece noi vogliamo sostenere che il cane preferisce noi piuttosto che altri suoi simili, visto che è un animale da branco. Quindi, nel momento in cui qualcuno dice io ho un cane di questa razza o di questa tipologia, perché è molto più importante la tipologia che la razza, e lo tengo in casa di notte, ha già detto una cosa: non è un cane da guardia. Non è un cane che sa lavorare in modo autonomo, non è un cane che è attaccato al territorio, non è un cane che come primo obiettivo vuole sorvegliare il giardino. Poi capisco quelli che dicono: no, ma io vivo una villetta schiera, o magari l'affitto addirittura, se non lo metto in casa, lui abbaia di notte, e allora non so, il proprietario mi sfratta, l'amministratore mi chiama, chiamano i vigili. Ok, quello è un condizionamento che tu fai al cane di tua volontà, ma fra quello e sostenere che il cane preferisca stare dentro piuttosto che passare la notte fuori, e beh, ci sta di mezzo la cinofilia. Quindi, indipendentemente da come voi vi può tornare più comodo, indipendentemente da come voi affrontate i vostri limiti esistenziali, di logistica, eccetera, la cinofilia è la differenza, perché io devo sapere qual è la cosa giusta, e la cosa giusta salta solo fuori dall'esperienza, dalla statistica, dalle prove che ho fatto, dai confronti fra persone che hanno fatto tante prove pratiche. Non si può confrontare un cinofilo che ha allevato, non so, 2-3 mila cani e che ha studiato non so dove, che è 20 anni che fa quello, con chi ha allevato un cane. E solo perché i social danno la possibilità di commentare a tutti, dice: no, secondo me non sono d'accordo con te, non sono d'accordo con lei. Ma il problema non è essere d'accordo, è vedere quali sono i fondamenti. Allora, questo era per spiegarvi, era uno degli argomenti che vi volevo trattare stasera. La grande differenza che c'è fra una tipologia di cane e un'altra e che ne consegue tutta un altro tipo di gestione. Il secondo argomento che volevo in questa prima diretta sbaragliare una volta per tutte è che cosa e come potrebbero influire, secondo le persone che non hanno esperienza di cani da guardia, tutte questi malefici che i ladri, piuttosto che i rapinatori, quelli intenzionati a entrare in una proprietà, potrebbero apportare a svantaggio del cane. È ovvio che se io ragiono secondo una logica di non cinofilo, di non esperto, di non ladro, ma di persona che ama gli animali, dice: dunque, il veleno uccide. Se io metto il veleno in una polpetta, lo butto al cane, cazzo, il cane muore. E è finito. Il mio ragionamento è finito. Non conoscendo la realtà, non conoscendo la statistica, non avendo studiato magari quel pezzo di criminologia che parla veramente di quali sono gli obiettivi del ladro, non avendo fatto prove, tante volte non avendo manco una casa con giardino, perché è ovvio che se io abito in due camere in centro città mi posso permettere il lusso di fare tutta una serie di ragionamenti, tra l'altro sbagliati, però se io poi mi sposto, poi lo vedo spesso, la gente fin quando è in appartamento non ha problemi, quando va a abitare in campagna che incomincia a contattarmi, che incomincia a farsi delle domande, ma realmente l'antifurto mi ferma il ladro, perché comincia a parlare con persone e dice: guardi, qua l'antifurto suonava, ma i ladri mi hanno portato via tutti. O l'altro, c'erano i ladri che mi davano calci nel culo e schiaffoni, e nel frattempo c'era l'antifurto che suonava e è stato ripreso tutto dalla telecamera. Alla domanda: ma poi li hanno beccati? Dice: no, perché non è facile far acquisire le prove. Prima bisogna, come si dice, fare le esperienze dirette, come in cinofilia, come in tutto, nella sicurezza abitativa anticrimine è la stessa cosa, e poi si possono fare delle considerazioni. Quindi, nel momento in cui, e questa è veramente una cosa che sfinisce un cinofilo, che è 20 anni che lavori nei cani da guardia,
Non c'è mai stato un furto, un'intrusione dei ladri dove hai messo dei cani che sanno fare la guardia, perché noi siamo ancora al punto che tanti credono che abbaiare voglia dire fare la guardia, che mordere una manica voglia dire fare la guardia, attaccarsi a un pallone appeso ad una corda voglia dire fare la guardia. Pochi, se non approfondiscono gli studi, ecco perché bisogna studiare, riescono a capire che cosa è fatta l'attività di guardia. Cosa me ne faccio io di un carabiniere che stia sempre chiuso in caserma, che sia un cecchino che su 100 tiri 99 volte prenda il centro? Molto meglio un carabiniere che magari non usa neanche la pistola, ma io lo faccio pattugliare a livello di deterrenza in una zona, pattuglia, pattuglia, e lì non avrò furti. Perché i ladri non è che si chiedono, ma quei carabinieri che vengono qua, al primo colpo mi ucciderebbero oppure sbagliano mira? No, perché il carabiniere o il poliziotto, o addirittura quelli della vigilanza, costituiscono una deterrenza dove il ladro che utilizza la testa, non è come i tifosi della squadra di calcio, i tifosi del tennis, della pallavolo e i tifosi a volte delle razze dei cani o chi segue le mie pagine, eccetera. Utilizzando la testa, il ladro che è un professionista e non è uno che pensa e parla vanvera, dice: ma qual è il motivo che io mi devo concentrare in quell'area dove comunque rischio, perché vedo sempre delle pattuglie a girare, una conflittualità non si sa come va a finire. Comunque ho dei problemi quando io ho tante altre aree dove mi posso concentrare e la faccio sicuramente franca. Quindi il ragionamento che dovete imparare a fare, se voi siete di quelli che state pensando cosa sia giusto e sbagliato, ma in modo costruttivo che volete studiare, dovete pensare, non ha importanza il veleno quanto sia letale sui cani, sulle persone, su qualsiasi animale. Fino lì non ci piove. Voi dovete andare a vedere quanti ladri finora, laggiù dove ci sono i cani da guardia, l'hanno usato. Zero. E vi dico zero perché la casistica è la mia. Cioè, è la casistica di una federazione, è la casistica di tutta la clientela che continua a utilizzare questa cosa. Quindi, che significato ha concentrarsi sul quanto è letale un veleno se poi io non lo rapporto al caso specifico? Quelle persone che dicono: no, ma a me il cane era un buon guardiano, perché erano quelli che dicevano: no, ma il cane quando è ora fa la guardia. Ho visto un commento, dice: a prescindere, tutti i cani proteggono il padrone perché lo amano. Cazzo, ma tutti i cani vostri, possibile che io che tiro su cuccioli continuamente, ogni 10 più che un paio di buoni guardiani, se sono fortunato, non saltano fuori, poi tutti gli altri vanno a scendere, a volte il 50%, dopodomani porterò un cane dei miei ad un pastore, perché cresciuto fino a 5 mesi, ho quasi la certezza che lui sull'uomo non andrà praticamente niente o pochissimo. Lo vedo invece molto attivo, molto difensivo, e quello va destinato a gregge. Quindi, com'è possibile che io che faccio questa selezione sono sempre lì che mi gratto la testa pelata a dire: ma questo cosa farà, cosa non farà? E ci sia invece più di un 50% che abbia la certezza. Prendi un cucciolo qualsiasi, un cane qualsiasi, un cane che si fa carezzare da tutti e subentra l'amore, allora in caso di pericolo partirà. Ma io poi nelle prossime dirette vi vorrò raccontare proprio i dettagli precisi, ve le faccio in queste settimane, in questi mesi per questa cosa. Quindi gli argomenti di stasera erano: perché il cane da guardia funziona al 100%, ma pensate se funzionasse solo al 98%? Ma perché forse l'antifurto funziona al 98%? Ogni 100 case che hanno l'antifurto e i ladri volevano andare a rubare. Abbiamo avuto solamente due che sono riusciti a rubare con l'antifurto acceso? O di questi 100 ne abbiamo avuti almeno 70-80 che sono entrati lo stesso? Di tutti quelli che ha messo le telecamere, abbiamo solo uno o due che ha visto la telecamera e ha detto: entro lo stesso? O abbiamo pieno di case con tutti i servizi, i sistemi di sorveglianza sono entrati lo stesso? Quindi non è mai accaduto una sola volta se i cani sono guardiani e sono stati cresciuti, selezionati per fare i guardiani. Non si può dire: no, ma mio amico ne aveva due. No, ma io voglio conoscere l'amico, voglio conoscere i cani. E ma è successo 20 anni fa. E no, io quelle cose che vi sto dicendo sono attuali, c'ho la clientela attuale, sono cose che io faccio in questo momento. Io oggi ho lavorato, sono arrivato in ritardo perché ho lavorato nella selezione dei cuccioli fino
all'ultimo minuto, parto la mattina fino alla sera, quindi vi sto parlando di cose attuali che non possono paragonarsi a quello che un amico tanti anni fa era successo e poi gliel'aveva detto la zio. No, no, la mia è una cinofilia che va avanti da 20 anni, sempre uguali, con una clientela che se ha determinati cani, ha la coppia, ha tutte le cose che io spiego da sempre, è tutelato al 100%. Eppure i veleni esistevano già 20 anni fa, esistevano adesso, come mai il ladro non l'ha mai buttato una volta? Come mai non ha mai usato con i miei cani uno spray? I famosi spray che cazzo li vorrebbero tutti, gli accalappiacani, i veterinari, arriva come diavoli, no? Sono i giornalini che fanno ragionare, ma diavoli che era un fumetto, la cinofilia non è un fumetto, ok? Oppure gli ultrasuoni, io se vi potrò poi raccontare una delle cose che ho vissuto in Daghestan, ci devo pensare bene, in Daghestan. Adesso devo pensare, o in Azerbaigian o in Daghestan, che qualcuno mi ha accompagnato, che uno di queste guide, no, forse mi sbaglio, in Georgia, è vero, adesso me lo ricordo, si presentò in albergo a Tbilisi, dice io ho paura dei cani, però mi ha dato sto fischietto che io fischio, ultrasuoni, i cani si fermano. Ma non ve lo racconto adesso, ve lo racconterò, poi vi dirò come si fermavano. Quindi vi volevo dire questa cosa e l'altra cosa che non possiamo paragonare cani di tipologie diverse e contestare in gestioni completamente diverse, se no facciamo la figura dei cretini. Quando uno fa un commento, non basta che dica secondo me, virgola, e scrive tutte le stronzate che vuole, perché poi la figura è quella che è. E specialmente se magari ha un paio di cani o una coppia o due coppie e ha messo delle cucciolate. Prende la strada di imparare piuttosto di esporsi giudicando quelli che tanti anni, perché al di là che vengono magari bannati dai vari siti, ma non hanno occasione di imparare. Voi pensate quelli che invece di dire stronzate sui siti non le avessero dette, sono fra questi biglietti, ne estraiamo uno e guadagniamo 500 euro e imparavano qualcosa. Va bene ragazzi, allora siamo arrivati all'estrazione. Allora guardate, io davanti a voi senza guardare, perché voglio fare la cosa più pulita del mondo, non so. Chiudo addirittura gli occhi e ne prendo uno. Eccolo qua. Ta-da-da-da! Questo è il biglietto di chi ha vinto un videocorso. Allora, prima di aprirlo, se non avete videocorsi, il primo videocorso, se non ce l'avete ancora, sarà il videocorso base sul cane da guardia. Il secondo videocorso, se per caso avete già acquistato questo, sarà di cinofilia naturale e poi andranno a scalare, in base a come sono in ordine sul mio sito www.canidaguardia.com. Allora, chi ha vinto il videocorso è Alessandro Rusalen. Quindi, se sei vivo, metti un commento. Alessandro, lo voglio far vedere a tutti perché io manco lo conosco, non vorrei, non riesco a farvelo vedere. Porca miseria. Aspettate, eccolo, voglio mettere a fuoco. Alessandro Rusalen è il vincitore di un videocorso. Quindi Alessandro, mi devi tanto scrivere che sei vivo, voglio vedere se sei vivo. E poi mi devi scrivere a info@canidaguardia.com in modo che io ti risponda a questa mail e ti mando i link e mi devi dire. Non so, forse tu non hai videocorsi, mi devi dire se ne hai già o meno. Se non ne hai, io ti manderò il videocorso base sul cane da guardia, che tra l'altro è il primo che ho fatto, ma è anche molto interessante perché, cioè, siccome non conoscevo ancora molto Facebook, non ho fatto nient'altro che filmarmi mentre facevo un corso, uguale identico a quello che ho sempre fatto a quelli che venivano, che partecipavo. Però Alessandro Rusalen, se non ci sei, se non mi dici qualcosa, io ne estraggo un altro, eh. Ti do ancora un po' di tempo perché Alessandro, guarda che se tu adesso non mi dici sono qui, io ne sottraggo un altro. Ai 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 Alessandro, ti sei fregato da solo perché hai messo il tuo nome e poi però non hai continuato a seguirmi. Conto ancora fino a 10 e dopo, Michele, grazie per la diretta. E no, ma Michele, devi aspettare perché adesso ne sottraiamo un altro. Io do il videocorso solo alle persone che in questo momento sono precise, mi devono mettere un commento come avevano messo prima, dico sì, ci sono. Niente, ragazzi, mi dispiace, Alessandro sarà per la prossima volta perché non ti vedo e quindi vuol dire che non mi stai seguendo. Dai, ne estraggo un altro. Eccolo qua.
Allora, beh, Enrico Francese, Enrico, svegliati a scrivermi. Maurizio Marco Bruna, io ci sono, però spero che tu sia, l'abbia scritto. Allora, Enrico Francese, ve lo voglio mettere a fuoco da farvelo vedere. Eccolo qui, Enrico Francese. Dimmi Enrico Francese. Ecco, Michele Bertolino, aspetta, non andare via perché magari ti estraggo. Enrico Francese, dimmi, io ci sono adesso, io ti seguo perché così ti mando il videocorso. Ah, ma quindi facevate i furbi, avete messo io ci sono e avete detto intanto chi se ne frega. Ah, non lo seguo l'idiota, mi prendo il videocorso. Ai ai ai. Enrico Francese, ti do ancora un po' di secondi, poi se non mi scrivi sono qui, ci sono, sono vivo e vegeto e devo passare a un'altra estrazione. Mi spiace Enrico Francese, la prossima volta, se partecipi però poi devi rimanere. Estraiamone un altro. Eccolo qua, vediamo un po' chi è. Fulvio Bau Red. Ecco qua, Fulvio, mannaggia, non riesco a metterlo a fuoco che ve lo voglio far vedere, perché qua facciamo le cose. Ecco, Fulvio Bau Red. Dai, Fulvio Bau Red, dimmi io ci sono, perché se no andiamo avanti nell'estrazione, facciamo mezzanotte, io devo andare a cena. Ah, ho capito come, io ci sono dall'inizio, e lo so, però se io non ti estraggo... Fulvio Bauer Red, ancora qualche secondo, poi devo passare a un'altra estrazione. Quando dico il vostro nome mi dovete dire sono qui, sono vivo, farti vivo. Dai, ne prendiamo un altro. Marco Rosetti, sveglia, Marco Rosetti, scrivetemi nel commento io ci sono, perché io devo leggere il vostro commento. Quindi Marco Rosetti, c'è o no? Se no passiamo a un altro. Freddo Gianluca, no. Marco Rosetti non c'è. E allora passiamo ad un altro. Ah, ma ho capito cosa avete fatto. Siete andati a mangiare cena. Ho capito. Dovete seguirmi fino all'estrazione. Allora, Michele Santarelli, dai, vediamo se c'è che andiamo a mangiare tutti cena. Ah, ecco che avete fatto i furbi, ho capito. Dici, parli pure l'idiota perché dopo... Ecco, Michele Santarelli, ci sei Michele Santarelli? Devi scrivere ci sono. Niente, niente, sono rimasti in pochi. Infatti ci sono solo più 41 persone. Michele Santarelli, ci sei? Niente, non c'è Michele. Dai, allora estraiamone un altro. Eccolo qua. Mirko Perotti. Ci sei Mirko Perotti? Sta a vedere che Mirko Perotti c'è, è proprio lui che ce li ha già tutti e gli devo fare pure un buono sul cane. Ci sei Mirko perché se stai mangiando la pasta asciutta... A parte che la pasta asciutta non si mangia la sera. Sbrigati Mirko, devi scrivere ci sono, sono qui, sono vivo. Niente, Mirko Perotti pure tu, non ci sei, mi spiace. Niente, si vede che si era stancato. Allora, estraiamone un altro. Mannaggia, ma qua la tensione sale. Massimiliano Lurago, ci sei Massimiliano? Che... Per una volta che dici non sono mai fortunato, se saresti fortunato, cazzo, vinceresti il video, ma invece sei lì che stai preparando tavola e sei fregato. Dai, Massimiliano, scrivi. Ah, Laura De Montis dice sì, c'è Mirko. Ah, Mirko Perotti c'era, eccolo qui. Allora, Mirko Perotti è il vincitore, mi sa che lui li abbia tutti, quindi del buono. Di 500 euro qualora un giorno volesse comprare il cane o
oppure mi mandi una mail di qualche tuo amico o amica che tu glielo vuoi regalare e tu glielo puoi dare a chiunque. Bene, prima di lasciarvi, vi dico solo che però non siete completamente esclusi, perché tutte le persone che mi hanno seguito stasera, basta che io le trova fra tutti quelli che mi hanno seguito all'inizio alla fine, potete acquistare uno dei videocorsi solo entro stasera fino alle ore 24 col 30% di sconto. Però mi dovete sempre scrivere entro stasera, perché domani non vale più, mi interessa il videocorso, poi se ci dobbiamo accordare, ci accordiamo anche domani, a info@canidaguardia.com, da nessun'altra parte, perché è lì che dopo io tengo poi la vostra mail di riferimento. Quindi vi do l'appuntamento a tutte le serate che ci troviamo. Domani sera parliamo di acqua alcalina, che è una cosa naturale che fa bene a noi, ai cani, eccetera. Ma se volete passare il tempo, vi interessa magari l'argomento, mi seguite. Attenzione su un'altra pagina che si chiama Ezio Maria Romano, Acqua e Benessere. Poi giovedì parlerò di cinofilia naturale e vi invito a seguirlo, perché parlo di cinofilia, non tanto riferita ai cani da guardia, ma cose realmente del cane, di cosa vuole da noi. E poi venerdì ci sarà un'altra iniziativa. Vi saluto tutti, vi ringrazio, vi do l'appuntamento per la prossima settimana. Se siete interessati solo a questo argomento, martedì dalle 6:30 alle 7:30 ci intratteniamo un'ora e facciamo di nuovo un'altra estrazione, perché voglio assegnare un po' di questi videocorsi gratuiti, che voi non ve l'aspettavate che io vi potevo fare una cosa così. Però siamo talmente demoralizzati che io, quando tutti sono demoralizzati, spunto fuori e cerco di tirare sul morale a tutti. E voi che vi avevo estratti e non mi avete seguito, fatevi almeno furbi, io estraggo quasi sempre alla fine, seguitemi almeno gli ultimi 10 minuti, perché se non mi dite ci sono, io non vi posso assegnare il videocorso. Ciao ragazzi, a presto e buona serata e buon appetito a tutti per cena.